Allora, oggi un video molto molto breve, parlo piano per non disturbarle. Questo è il nuovo pollaio e anche quest'anno, in questo nuovo pollaio, ho messo della cenere di legna per terra, vedete? La parte bianca. Fino a qualche minuto fa la gallina marrone era sdraiata, così come le altre. La cenere di legna serve a loro anche per togliersi i parassiti d'addosso. Si fanno i bagni, passatemi la parola, di terra. Allora, zoom un po', vi faccio vedere quella nera, eccola giù. Quella parte lì è un luogo intanto asciutto, perché la copertura arriva fino là. E essendo asciutta è una terra che io comunque avevo smosso tempo fa. Ho messo della paglia vicino, eccola lì, c'è anche quella. E loro ne approfittano per farsi il bagno. Un bagno di terra e in questo caso di cenere di legna. Se avete della cenere in più, mettetela nel pollaio in un luogo, vedrete che loro la utilizzano subito perché le aiuta a togliersi tutto ciò che hanno addosso. Adesso entriamo, vediamo un po'. Ehi là, come andiamo qui? Allora, guardate, allora mi avvicino, ma vedo che non si muovono. Sollevano la terra con le zampe. Questa, come dicevo, è terra molto morbida, smossa, e guardate la bianca e la nera, si riempiono di terra completamente. E guardate come quella marrone, ecco, becca l'altra e li toglie direttamente i parassiti dal piumaggio. Oh, questo è un comportamento normale tra di loro, eh. C'è da fare solo attenzione su una cosa. Se una di loro è ferita e c'è il sangue, loro continuano a beccare finché non l'ammazzano, quindi bisogna fare un po' d'attenzione, eh? Però questo non è il caso. Ecco, guardate come si comportano. È la prima volta che le vedo così assorte a farsi il bagno di terra. E volevo farvi vedere un attimino qual è la loro vita normalmente qui nel pollaio. Guarda, si sporcano tutte. Bene, dai, è stato un video non ricercato, ovviamente, ho visto la scena, mi è piaciuta, volevo condividerla con voi. Magari voi siete in città, non l'avete mai visto. E può essere una curiosità che non conoscevate. Ecco, vedete, ho appena messo della cenere fresca, nel senso che l'ho fatta raffreddare, se no le cuocio, poverine. L'ho stesa e adesso loro piano piano se la stendono. E sono sicuro che nel giro di poche ore ci si tufferanno perché a loro piace, sentono che gli fa bene alle piume, ai eventuali parassiti che hanno addosso. Allora, la cenere fino a 2 anni fa la utilizzavo per dare un po' di calcio all'orto, lì dove sarebbero poi andati successivamente i pomodori, ma dal momento che ormai faccio no dig, il terreno va bene così, quindi questo per me è in più. Le metto un po' sotto gli alberi da frutto, per il resto lo do a loro, insomma. Ehi là, allora? Ci siamo tutte? Oh, va. Mi devo disturbare? Mi sto disturbando. Va bene, dai, su queste immagini vi saluto. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.